You're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone, and I'm not forgiving love away, but I want. di Rete8, buonasera, ben ritrovati. Torna a cena con, siamo al ristorante da Bacone a Pescara. Saluto Emanuele Giabua in compagnia, in nostra compagnia. Intanto, Giabua o Giabua? Diciamo, Giabua. Sì, sì, Giabua, chiarita subito questa cosa: vedo che hai già guardato questi piatti tipici del ristorante Bacone. Ma solo dopo l'intervista li puoi mangiare okay? sì, sì. Emanuele Giabua, giovanissimo, sei quanti anni? Classe 2001 Classe 2001, quindi hai 21 anni Però hai già tante cose da raccontarci Torniamo indietro di qualche anno Dove hai tirato i primi calci al pallone? I primi, primi i calci li ho tirati a Parma La mia squadra del quartiere Che ho iniziato lì i primi tre anni Dopo sono passato subito al Parma Dopo i tre anni Chi c'era al Parma allora di Forza? Eh, eh, Cassano. Acqua, eh, Lucarelli, Mauri, c'erano bei giocatori. Sì. Da sì, piccolo sì. già sognavi di fare il calciatore? Sì, sincero è sempre stato il mio sogno, diciamo sì. Tu sei cresciuto quindi seguendo un po' il Parma da vicino, ma quando hai capito che da grande avresti fatto il calciatore? Quando il Parma è fallito sono passato all'Atalanta e lì ho capito che qualche speranza ce l'avevo. Mica ti sei allenato con Gasperini? Sì. Com'è? Raccontaci, dai, raccontaci il mister. È bello tosto, molto tosto, però diciamo che è molto bravo, perché ti fa capire tutto. Ti sprona a dare il massimo sempre. A che età sei andato all'Atalanta? A uh, 14 anni. 14 anni quindi hai vestito la maglia nera azzurra dell'Atalanta e da lì è iniziato il tuo percorso. Oggi sei ancora dell'Atalanta. Sì. Il tuo sogno è vestire la maglia in serie A dell'Atalanta. Sarebbe bellissimo con perché hanno una tifoseria spettacolare, quindi sarebbe bellissimo. Emanuele Giabua, da piccolino già faceva il centrocampista, perché magari qualche tuo collega ci ha raccontato sempre a cena Cenaconne degli aneddoti, chi da piccolo era un portiere poi è diventato un attaccante, chi da attaccante poi è diventato portiere, tu invece? È iniziato da attaccante, ecco, prima vedi? punta. Prima punta, da... sì, poi, sì. È poi al Parma, da centrocampista subito, al prima in mente, è diventato il mio ruolo. Ma se tu potessi scegliere... Mettiamone quattro di ruoli del centrocampo: vertice, mezzala destra, mezzala sinistra e vertice alto, o trequartista. Qual è quello che preferisci? O anche a due, eh? Dai, aggiungiamo anche il quinto. Diciamo che a due mi sono sempre trovato molto bene: a due, però mi va benissimo anche mezzala destra, che è perfetto. Mi dà modo di spingere e di difendere. Quindi. Quindi diciamo che ti stai trovando molto bene. Sì, sì. Atalanta, hai fatto tutto il percorso con il settore giovanile, le sorti in Serie A? Sì, con la Fiorentina. Raccontacelo. È stato, non me l'aspettavo per niente, diciamo, è stato molto emozionante, anche se era senza tifosi nel periodo Covid, quindi però è stato emozionante lo stesso. Chi erano i tuoi compagni di squadra? Con chi avevi legato quell'anno a Bergamo? La prima squadra, con Gollini, molto perché vabbè, giovane anche lui. Mica gli facevi gol in allenamento. Qualche volta, qualche volta sì. Poi avevo qualche giocatore della primavera, come Scalvini. Ama diallo scalpini che proprio adesso ha fatto l'esordio in nazionale maggiore. Sono molto felice per lui. Tu con Bettella hai giocato? Qualche, qualche partito quando era sceso in primavera. Era sceso, perché poi Bettella è venuto a pescare. Non so se hai chiesto qualcosa di pescare a Eh No, perché non, non eravamo così in confidenza. Con chi hai chiesto di, di a Rodrigo Gutt Ah, Rodrigo Gut che è stato un periodo qui un periodo qui maglia bianca azzurra. Non fu un'annata particolarmente positiva per il pescare, quella, ma ricordiamo Rodrigo Gutt Torniamo a quelle esordi in Serie A. Non c'era tanto, tanto pubblico perché c'erano le limitazioni Covid. Che effetto ti ha fatto sfidare la Fiorentina con la maglia della tua Atalanta? È stato molto emozionante, anche se per, anche se per pochi minuti. Però, diciamo, quel periodo in prima squadra mi è servito molto. A, a integrarmi in una squadra più grande e capire i valori di una vera squadra. Poi la prima esperienza, correggimi se sbaglio, lontano da Bergamo è stata con la maglia del Perugia. Sì, L'anno scorso. L'anno scorso con la maglia. Come è andata a Perugia? Diciamo che poteva andare molto meglio. Più che altro non ho trovato molto spazio, quindi... però non, non lo butto via come esperienza perché mi è servito molto. Mi ricordo che lo scorso anno a gennaio, quando si parlava di mercato a Pescara con Auteri che cercava un centrocampista di corsa centrocampista forte anche fisicamente è venuto fuori il nome di, Jabu, di Jabua poi però non si è arrivato più, te la ricordi? È sì, sì me lo ricordo, Che sì, è successo sì. a gennaio l'anno scorso? Eh, volevo andarmi a gennaio per giocare, però non c'è stato modo di venire però appena ho sentito la chiamata quest'estate sono corso. Allora, tra un po' arriviamo al presente, però io voglio fare ancora una volta un salto indietro con Giabo. Il piccolo Emanuele, quando giocava con la squadra del quartiere a Parma, chi era il suo idolo? Il mio idolo è sempre stato Sedorf, perché giocava nel Milan e io ho sempre tifato il Milan quindi sedor, sì. E a oggi, il calcio di oggi? A oggi dico Cassi perché dico che mi assomiglia molto, cioè ci, ci assomigliamo molto. Okay. Ho avuto anche l'onore di conoscerlo a Bergamo. Beh, però eh, Cassi poi è andato al Milan. Seedorf, Milan, non è che vuoi giocare col Milan? Magari un giorno. Però l'Atalanta va benissimo. Sì, sì. Arriva l'estate e arriva la trattativa con il Pescara. Sei stato uno dei primi nomi sul taccuino del DS Daniele Dell'Icarri. Sei arrivato subito, proprio prima del ritiro di, di Palena. Tra l'altro, se non ricordo male, avevo avuto anche un problema all'Anca all'inizio. Sì. Come è andata questa trattativa? Ma è andata che non sapevo nulla fino all'ultimo giorno. Mi hanno detto c'è il Pescara, cosa vogliamo fare? Io ho detto subito sì. E due giorni dopo ero già qua. Quindi non è stato complicato. Prima impressione in maglia bianca azzurra? Me l'aspettavo. Cioè... Diciamo che so di questa piazza molto importante, quindi avevo grande, grande voglia di iniziare qua, Beh, per, poi per rilanciarmi dopo quello che è successo l'anno scorso, che non ho quasi mai giocato, quindi quest'anno avevo intenzione di giocare. Ti racconto un aneddoto di qualche addetto ai lavori importante che ha seguito il Pescara, parlando un po' su come andava il come andava Pescara. Tutti hanno risposto che pescare a centrocampo non può fare a meno di Mora e di Jagua. Sono felice di sta cosa, però, anche se anche senza di me, diciamo che Aloy è una bella alternativa e siamo tutti titolari, diciamo, quindi non, non c'è nessuno da mettere fuori o qualcuno migliore degli altri. Quest'anno hai Fatto sempre delle partite importanti, però io ho due, ho due immagini nella mia mente di due partite: quella di Avellino a ad Avellino contro il Giuliano e quella di Castellammare di Stabia, quando sulla linea di fondo hai fatto delle accelerazioni clamorose, hai saltato l'uomo con una facilità impressionante hai regalato prima un assist a Vergani e poi l'assist per Palmiero nella gara di, di Castellammare. Ti, ti diverti tanto lì vicino alla porta? No, sì, diciamo che non, non me la cavo male per essere un centrocampista di interdizione, però quando arrivo lì cerco sempre di fare, fare gol al compagno e di far, creare qualcosa. La classifica dice che il Pescara è nelle zone altissime, c'è un Catanzaro che sta andando forte, anzi, fortissimo. C'è quella sconfitta che brucia ancora un po' con il Crotone. Mi dai un voto all'inizio campionato del Pescara? Diciamo che si può sempre migliorare, quindi 7 però possiamo sempre fare di più, secondo me. Secondo Quale deve essere l'obiettivo di quest'anno? L'obiettivo è dare sempre il massimo e cercare di vincerle il più possibile. Però se ti dico punti alla Serie B, che mi rispondi? Dico ci credo, perché ce la possiamo fare. Va bene, come titolo sul giornale, Jaboua, due punti virgolette, credo alla Serie B. Sì, ci credo molto, perché alla fine siamo una buona squadra, Noi siamo un po' sotto il Catanzaro, però prima o poi sbaglieranno. Quindi penso li stiamo lì sotto ora che Se, ci siamo su Pescara città che mi dici? città bella bella col mare si sta bene diciamo dai diciamo, mister Colombo ogni tanto alza la voce in allenamento no sì, cioè, diciamo sempre però eh, eh, per spronarci e dare al massimo perché sa che possiamo dare sempre eh, tanto e Quindi, sì, giusto. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo, Emanuele. A fianco a te c'è Luca Mora, che è il giocatore più esperto di questa squadra. Un lusso per tutta la Serie C. Avere un giocatore come Mora, qual è il primo segreto che gli hai strappato? Diciamo che dà molti consigli e questa cosa mi piace molto perché anche ogni allenamento ti dice cosa va bene, cosa non va bene. Ti, è sempre dietro a te a darti consigli a tutti, a un po' tutti. Quindi, non me l'aspettavo questa cosa, però. E con eh. chi è legato di più a Pescara, poi ti lasciamo mangiare questo piatto? E con Germinario, Saccani e De Marino. Germinario, Saccani e De Marino. E Vergani, però Vergani lo conoscevo già da Lo conoscevi, Vergani? Il nazionale. Mentre a allora, Polarosa sogna anche l'Azzurro. Diciamo. Non solo la Serie A col Milano, con l'Atalanta, anche la nazionale. Se, se ci va bene, sì, va bene. Va bene, quindi Serie B con il Pescara e il nazionale sarebbe... Sarebbe top. Sarebbe, sarebbe il top, ma Saccani, e De Marino e germinare sono arrabbiati che giocano poco, non si può abbastanza, dire. sicuro, forse cioè, non, non lo fossero. Noi ti lasciamo. Grazie di questa ecco. piacevole chiacchierata, ringrazio Alberto Capo dietro la telecamera. Alberto, hai sentito che ha detto? Milan. Alberto ti fa inter dietro la telecamera diciamo che il colore può andar bene che è come l'Atalanta un saluto a Max Mucciante Ufficio Stampa del Pescara che ringrazio come sempre un saluto agli amici di Bacone che ci hanno ospitato questa sera qui vi assicuro che questi piatti sono fantastici io ed Emanuel. ora li assaggiamo Alberto no, se vuole Max può favorire ma Alberto no, un saluto a tutti un saluto never wait but